Guerrieri, guerriere, buongiorno. Inauguriamo una rubrica domande e risposte. E iniziamo subito con una domanda caldissima. Il Krav Maga tonifica le gambe? Fa bene alle gambe? Grazie Anna Maria per questa domanda. Allora, in verità ci sono diverse altre domande, alcune un po' più tecniche, alcune decisamente imbarazzanti forse. Ho voluto iniziare con questa perché è emblematica di come alle volte il Krav Maga venga visto e travisato. E veniamo alla risposta. La risposta è sì. Per Krav Maga le gambe si lavorano molto. Consideriamo che il Krav Maga è una disciplina prevalentemente basata sullo striking, sul saper colpire, e quindi le gambe vengono utilizzate sia per quanto riguarda il colpire con gli arti inferiori, sia come supporto per quanto riguarda il colpire con gli arti superiori, i pugni, insomma. Qual è però il discorso? Il discorso è sempre una questione di focus. Alla fine dell'anno, che cos'è che vorrai avere? Delle gambe toniche oppure essere abile nel districarti in una situazione a alto rischio, in una situazione che implica che tu sappia difenderti? Questa è la vera domanda. Devi sempre considerare infatti che tra le priorità dell'esercito israeliano nel momento in cui il Krav Maga è stato creato non c'era sicuramente quello di avere delle belle cosce. Per cui, concludendo, il Krav Maga tonifica le gambe? Sì, anche, ma soprattutto se vai in una scuola di Krav Maga in cui pubblicizzano il proprio corso come qualcosa capace di tonificare le gambe, date la gambe.